È stata presentata a Torino la campagna di comunicazione e il progetto contro la violenza sulle donne che coinvolgerà il quartiere Barriera di Milano e la circoscrizione 6. Saranno molte le iniziative che nei prossimi 12 mesi cercheranno di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e cercheranno di far emergere ancora un forte sommerso. Credo che l'esigenza nasca proprio dal parlare del tema della violenza che investe tutta la cittadinanza, invece la collettività, perché sappiamo tutti che ha origini culturali e strutturali, ma parlarne in modo più appropriato, ma nello stesso tempo semplice. Semplice perché deve rivolgersi alla cittadinanza tutta, uomini e donne, affinché insieme si rendano conto che anche nella quotidianità ci possono essere momenti dove involontariamente nelle nostre relazioni non abbiamo una relazione così, come dire, tranquilla. Il progetto è stato scritto e voluto dal Comune di Torino all'interno delle azioni per le periferie torinesi, il programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie Aperto. Il Comune di Torino ha riservato uno spazio economico all'interno del progetto di Aperto. Abbiamo proprio scritto noi la progettualità, che poi è stata messa a bando e hanno vinto queste due realtà, la Diaconia Valdese e l'associazione che ha radunato Centro Antiviolenza e altre associazioni sul territorio, che in qualche maniera porteranno il tema della violenza di genere, del contrasto alla violenza di genere che subiscono le donne all'interno di Barriera di Milano. Questo perché Barriera è una delle realtà più vive, più dinamiche e più sociali della città da un punto di vista. La seconda cosa è che qui probabilmente precedenti campagne, precedenti iniziative erano già riuscite a far emergere più sommerso che da altre parti, quindi un territorio molto fertile. Sono state avviate tutta una serie di iniziative che in qualche maniera cercano di rispondere in maniera sistematica, culturale, sociale al tema della violenza di genere. Ci sarà quindi un'attivazione di tutta una serie di sentinelle sul territorio, di propagatori di campagne che in qualche maniera dovrebbero riuscire ad aggredire ancora di più il sommerso, il nascosto relativamente alla violenza che le donne subiscono, e la costruzione di una rete di accompagnamento e di trasporto delle donne che scelgono di denunciare oppure anche di segnalare o di chiedere aiuto verso i centri antiviolenza, che sono davvero gli unici spazi deputati ad accogliere questo tipo di necessità grazie ai saperi di anni e di esperienza delle donne che ci lavorano. Ogni mese ci saranno camminate, biciclettate, laboratori artistici, teatrali e flash mob per tenere alta l'attenzione e sensibilizzare i cittadini. Un lavoro che ha coinvolto una fitta rete di realtà pubbliche, private, associazioni e cittadini. Saranno molto importanti gli sportelli di ascolto già attivi nella circoscrizione 6 e la rete di associazioni e centri antiviolenza riuniti nella ONLUS EMMA, acronimo di Emancipazione e Autodeterminazione. E noi siamo proprio partiti dalla necessità di partire, come si dice, dal basso, quindi non metterci in cattedra a dire quello che sappiamo fare o quello che si dovrebbe fare, perché questo per gli addetti ai lavori è molto semplice, ma quello che invece è importante per un tema così è proprio quello di far riflettere noi tutti insieme, che forse per arrivare a una società non violenta basta semplicemente che ognuno parli all'altro o all'altra come se si parlasse tra amici, tra conoscenti, col desiderio però di capirsi, ecco, non di prevaricare. Questo è un po' quello che cercheremo di fare in questo anno di attività. Oltre alla ONLUS EMMA, anche Diaconia Valdese ha partecipato al progetto, ha vinto e sarà coinvolta. Il ruolo della Diaconia specificatamente sarà quello di continuare con l'attivazione di questi due sportelli che sono proprio specifici e piuttosto precisi, cioè uno sportello interno al passo che è il mercoledì e il venerdì mattina, dove c'è sempre un'operatrice pronta ad accogliere chi arriva, e un altro sportello simile ma pensato in modo itinerante nel quartiere, che attualmente è ospitato dai bagni pubblici di Via Aglie, che è una delle case del quartiere di Barriera di Milano, ma che probabilmente nel futuro sarà anche ospitato da altre associazioni. Da un lato. Dall'altro, un'altra attività specifica del progetto è quella di un'attivazione sulle scuole,
dove si cerca di fare un lavoro di sensibilizzazione rispetto ai ragazzi e rispetto a quelli che sono i modelli della violenza familiare, in modo che si maturi insomma una consapevolezza maggiore anche a quel livello. E qui ci muoviamo a partire da una proposta già consolidata della Diaconia, anche se non sul territorio di Torino, con il progetto Mi fido di te, che è stato proposto di fatto da alcune scuole di Barriera che hanno accettato immediatamente questa collaborazione. Quindi ci stiamo muovendo in questi due modi all'interno di un discorso che è un po' più ampio, che è quello del passo, che sicuramente è di fare questo lavoro in maniera più allargata.